Ciao a tutti, sono Scarlett, vi parlo della mia stanza e oggi si parla di felicità. Per questo video chiacchiere del venerdì ho deciso di rifare un video che avevo già fatto esattamente 3 anni fa. Il video, come potete leggere dal titolo, è Le 10 cose che mi rendono felice. In realtà lo sto facendo più per me che per voi. Sapete benissimo che pensare alle cose che ci rendono felici ci fa stare bene. Ed essendo una giornata un po' così, ho pensato, ma sì, rifacciamo questo video così mi tiro un po' su. Direi di partire subito, ma prima vi ricordo di lasciare un like di incoraggiamento e di iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdere neanche uno dei prossimi video. È ovvio che non sono solo 10 le cose che mi rendono felici e guardando sulla mia agenda delle emozioni mi rendo conto che sono davvero tante, ma ne dobbiamo scegliere solo 10 e quindi eccole. Al primo posto metto il fatto di sapere di avere la forza di fare qualcosa quando decido di farla. E lo dico spesso nei miei video che quando decido di fare qualcosa, che sia un progetto lavorativo, che sia un progetto di vita, che sia semplicemente un progetto di una giornata passata fuori, chissà perché ho sempre degli ostacoli da superare. Però con il tempo mi sono accorta che gli ostacoli riesco sempre a superarli e riesco, quando voglio, quando mi impegno, a raggiungere i miei obiettivi. E questa cosa mi fa sentire bene. La seconda cosa che mi rende felice è tornare a casa la sera dopo una lunga giornata di lavoro e sapere di avere la possibilità di potermene stare per conto mio, di raccogliere le idee, di pensare a me stessa e di capire cosa ho fatto durante la giornata. Insomma, l'idea di stare a casa da sola la sera mi piace tantissimo. Al terzo posto metto le sorprese, piccole e grandi, che sa farti la vita nei momenti più bui. Perché siamo sempre portati a vedere le brutte cose che ci porta la vita. Però se guardiamo bene fra quelle brutte cose, molto spesso esistono tante cose piccole, ma anche grandi, che rendono più sopportabili i brutti momenti. Al quarto posto, questa è una cosa che avevo già menzionato nello scorso video e non posso non menzionare ora, ci sono i bambini. I bambini intesi come le mie allieve, ma come anche tutti i bambini con cui fortunatamente ho a che fare nella mia vita. I bambini sono la gioia della vita, vederli crescere, vederli contribuire alla loro crescita, e potergli insegnare delle cose è davvero un motivo di felicità, e anche il poter imparare da loro è un motivo di felicità, perché se ci fate caso molto spesso sono i bambini che hanno qualcosa da insegnare a noi. E poi lo dico sempre che fare due chiacchiere con i bambini è molto più bello che farle con gli adulti. Al quinto posto c'è il grande e immenso amore della mia vita, unico e solo, quello che non è mai andato via, che non mi ha mai lasciata, che non mi ha mai abbandonata, che non mi ha mai fatta sentire sola, tranne in qualche momento. E sto parlando della danza. Io senza la danza ormai, lo so, non posso vivere, non posso... della danza non posso fare senza, lo dico sempre. Non è qualcosa che faccio, è qualcosa che sono, e quindi mi rende felice sempre e comunque. L'idea di potermi esprimere attraverso la danza, che sia la necessità di esprimere un sentimento negativo, che sia la necessità di esprimere un momento positivo, è quanto di più bello ci possa essere nella mia vita, e ringrazio il cosmo ogni giorno di avermi fatta nascere con la danza in me. Sesto posto, fra le cose che mi rendono felici, c'è sicuramente il momento in cui scelgo un nuovo libro da leggere. Passerei ore in libreria a capire qual è il libro che mi sta chiamando, perché i libri, come anche i vestiti nei negozi d'abbigliamento, di solito mi chiamano. Reputo la scelta di un nuovo libro come un incontro d'amore. È un momento particolare in cui la persona che sceglie, il libro che si fa scegliere, si incontrano e non si sa come andrà a finire, e quindi bisogna stare molto attenti, perderci molto tempo, ma anche così comunque non si sa questo incontro come andrà a finire, ed è sempre una bellissima scoperta. Al settimo posto vi menziono
quello che sta per finalmente arrivare, perché è una cosa che non posso fare sempre, durante l'inverno mi viene molto difficile, ed è passeggiare da sola con la musica nelle orecchie. Io non appena le giornate si allungano, non appena arrivano le belle giornate, non appena posso, scappo e vado a farmi le mie belle passeggiate con il mio lettore MP3, ed è un momento tutto mio. Infatti a volte c'è qualcuno che dice: andiamo a passeggiare insieme. Non è una cosa che amo, perché è davvero un momento tutto mio, guardarmi intorno mentre passeggio, farmi circondare dal sole e dalla musica è qualcosa che davvero mi rilassa e mi rende felice. Ottavo posto, sapere che qualcuno sta meglio dopo aver parlato con me. Mi spiego, mi piace tantissimo il sapere di essere una buona confidente per le persone che mi circondano, il sapere di essere una buona consigliera, sapere di essere una che sa ascoltare fondamentalmente, no? E sapere che nel momento in cui una persona qualsiasi parla con me, e dico persona qualsiasi perché molto spesso mi ritrovo a parlare con estranei, e in questo mi aiuta, fra virgolette, anche YouTube, perché molto spesso c'è qualcuna di voi che mi scrive e mi confida le sue cose e mi piace tantissimo, giuro, io sono felice quando, sono più felice quando qualcuno mi scrive in privato e non quando qualcuno commenta i miei video. Lo so, sono tutta strana, perché davvero l'idea di aiutare qualcuno in questo modo mi appaga, mi rende felice e mi fa stare bene. Al nono posto, non posso non menzionare anche questo, come nella volta nel video scorso, il profumo della primavera. In questo periodo in cui si esce fuori, gli alberi fioriscono e si sente questo profumo davvero di risveglio, è una cosa che mi piace tantissimo, che mi fa stare bene, mi risveglia più del Supradin. E al decimo posto metto il mare al tramonto. Io non amo particolarmente il mare in sé, cioè io non amo andare sulla spiaggia d'estate, non amo mettermi in costume, non amo fare il bagno al mare, no, non mi piace, però sedermi sulla spiaggia al tramonto, vedere il sole che cala sul mare, i colori che esplodono in quel particolare momento, il rumore delle onde del mare, è davvero la felicità. E queste erano 10 delle cose che attualmente mi rendono felice. Se siete curiosi di sapere com'era invece 3 anni fa, vi metto il link, anzi non giù, in info box. Spero come al solito di avervi tenuto compagnia in questo venerdì. Se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio. Ciao!